Eccoci finalmente all'inaugurazione del presepe del MAN realizzato con l'Associazione Presepistica Napoletana, che ha come filo conduttore l'unità d'Italia e anche la celebrazione dei 700 anni di Dante. Un'esplosione di colori, di storia e di maestria artigianale di questa splendida città di Partenope. Ci sono tantissimi personaggi che sono inseriti nelle scene storiche, come carabinieri, come Garibaldi, Cavour e anche i briganti. Accanto a queste citazioni, quest'anno, ricorrendo anche i 700 anni delle celebrazioni dantesche, al centro del presepe è possibile anche osservare una scena con un carro che traina la statua che in miniatura riproduce quella di Piazza Dante. Il presepe è all'interno del museo un riferimento ad una delle identità della città profonda, ma è anche una sorta di portale espositivo che rimanda all'interno del museo ad altre mostre che sono collegate allo stesso presepe, cioè la mostra dedicata a Dante, che aprirà il 6 di dicembre, la mostra dedicata ai giochi nel mondo antico e quindi anche le tante epigrafi che fanno riferimento al passaggio di Garibaldi che si trovano sullo scalone del museo. Quest'anno siamo ancora al MAN, ospiti in questa location straordinaria, uno dei musei più importanti del mondo. E allestiamo, come di consuetudine ormai da più di 6 anni, una nostra scenografia presepiale con un tema molto particolare quest'anno. È un presepe di taglio ottocentesco, ambientato nella Napoli del periodo dell'Unità d'Italia, ed è un omaggio anche a tutta quella che è la tradizione popolare della città, ma soprattutto a quelli che sono stati i riflessi che ha avuto l'Unità d'Italia sull'evoluzione del presepe. Evoluzione che si ha su due aspetti. Da un lato, rispetto al presepe classico settecentesco, quello cortese, vengono a mancare i presupposti sociopolitici e culturali per poter continuare quella tradizione che portò quest'arte ad essere annoverata tra le arti minori, poiché ovviamente il contesto è completamente diverso. Dall'altro lato, mentre si assiste a un certo svilirsi, a un certo diminuire di un certo tipo di vita che si svolgeva, quindi a corte, si assiste alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di una borghesia sempre più agiata e sempre più esigente, che vuole anch'essa il presepe di corte. Quindi il presepe si trasforma da quelli che erano i paesaggi bucolici e ispirati alla poetica dell'Arcadia. Adesso ci sono i temi sociali, i temi fondamentali, quelli che sono quegli aspetti più importanti della vita del popolo. È un omaggio anche a tutta quella che fu l'iconografia ottocentesca. Allora, sto allestendo questo presepe insieme agli altri soci della presepistica napoletana e già sono alcuni anni che esponiamo qui con la nostra associazione presso il MAN. Solitamente diciamo, lavoro da solo su strutture più piccine, invece grazie all'associazione ho l'opportunità di poter realizzare delle strutture più grandi e di poter lavorare insieme a tanti altri soci, quindi in collaborazione, dove ognuno è specialista per un determinato settore. Mi occupo principalmente di scenografia, quindi realizzazione delle strutture, quali le case oppure tutta la parte scenografica di rocce, un po' di oggettistica e poi per quanto riguarda le opere, queste qua di dimensioni più grandi rispetto a quelle dove invece riesco a fare qualche cosina in più, tipo del modellato per piccoli pastori.
Chiaramente per poter realizzare queste opere ci vuole una discreta manualità e soprattutto tanta pazienza, perché comunque non è un lavoro semplicissimo da fare, dove si incontrano diverse difficoltà legate anche a quello che è il reperimento dei materiali per riuscire a rendere quanto più realistiche possibile determinati oggetti che vengono realizzati, oppure le strutture, una roccia, una pietra, una mattonatura. Però diciamo con impegno e passione si può imparare, insomma non è una cosa particolarmente difficile, ci vuole soprattutto pazienza e buona volontà.